Ciao ragazzi, bentornati sempre qui su Tecnomania con Emilio Primavera. Allora, come potete già vedere, ho tutti e tre gli Amazon Echo dotati di display perché voglio farvi un versus tra di loro e farvi capire quale magari è più adatto alle vostre esigenze. E ovviamente abbiamo l'Amazon Echo Show, Show 5, l'ultimo uscito, e Amazon Echo Spot. Quindi direi di non prolungarci in inutili chiacchiere e iniziare. Allora ragazzi, direi di iniziare proprio dicendovi quali sono le differenze sostanziali tra i tre modelli. Ovviamente la prima che salta all'occhio è proprio le dimensioni del display form factor. In Amazon Echo Show abbiamo un display da 10 pollici, mentre in Amazon Echo Show un display da 5 pollici e sul piccoletto Amazon Echo Spot un display da 2,5 pollici. Tutti questi tre display funzionano allo stesso modo, quindi non avete delle funzionalità maggiori scegliendo uno o l'altro, semplicemente cambierà la qualità di ascolto o visione in base al modello che andate a scegliere. Quindi 229€ Amazon Echo Show, ovviamente il più caro di tutti è quello con le caratteristiche migliori di tutti e tre, perché appunto abbiamo un display da 10 pollici, quindi bello ampio, ideale per guardare anche video da Amazon Video eccetera. Anche YouTube tra l'altro è stato reintrodotto su Amazon finalmente, quindi hanno fatto pace con Google ed sarà possibile vedere anche video su YouTube molto presto. Ancora non ho provato fino ad oggi, non è possibile, è stato, l'app è tornata sulla Fire TV, però ancora tramite Alexa non riesco a far visualizzare i video su YouTube, ma penso sia una cosa momentanea. Oltre a questo, ovviamente, Amazon Echo Show è il migliore anche dal punto di vista dell'audio. Due speaker da 10 watt l'uno che funzionano col sistema Dolby. Un audio, ragazzi, fantastico. Ora cercherò magari di farvi sentire via video quello che è la qualità audio, ma ovviamente non riuscirete a capire tanto dal video. L'ho impostati tutti e tre in audio con l'audio a metà, quindi vedrete più o meno la differenza tra i tre. Oltre a questo, l'Echo Show è dotato di sistema Zigbee che serve per connettere alcuni dispositivi domotici come le lampadine IKEA, quelle Hue di Philips, che hanno appunto bisogno di un hub Zigbee per funzionare. Quindi se avete Amazon Echo Show non dovete comprare l'hub corrispondente. Oltre a questo è dotato di una videocamera qui frontale che è in realtà la migliore di tutte e tre come definizione, arriva fino a 5 megapixel. Come tutti i modelli ha tre pulsanti, uno per silenziare il microfono, l'altro per aumentare o diminuire il volume, dotato di 4 microfoni per ascoltare meglio la vostra voce. Poi però, passando al modello successivo, l'ultimo modello in realtà uscito, ossia l'Amazon Echo Show 5, è dotato sì di tre pulsanti, ma a differenza di tutti gli altri modelli, questo pone particolare attenzione alla privacy. Infatti, sì, è possibile silenziare il microfono col pulsante che hanno anche gli altri due, ma addirittura in questo caso è possibile anche coprire la telecamera con uno switch apposito per quelli più magari maniaci della privacy. Dotato di un altoparlante da 4 watt, è secondo me il secondo migliore dopo Echo Show per quanto riguarda l'audio. Infatti, per quanto riguarda Echo Spot, purtroppo l'audio non è dei migliori. Ha un altoparlante da 1,4 e comunque non è... si ascolta abbastanza bene, però non è paragonabile sia a Echo Show 5 che ovviamente a Echo Show. 4 microfoni, 3 pulsanti per uno per silenziare, per aumentare il volume e per diminuire il volume. Il display, come vi dicevo, è solo da 2,5 pollici tondo, quindi a livello di video, ragazzi, qui, anche se dotato di display, è quello che ne beneficia meno rispetto agli altri due, perché ovviamente un display è abbastanza piccolo, tondo, quindi il form factor non aiuta per quanto riguarda la visione di film in 16 noni o in 4 terzi comunque, e anche le videochiamate non sono alla pari ovviamente di display come questi due. Nonostante questo riesce comunque a fare il suo dovere, è carino, è un'ottima sveglia, anzi è una forma perfetta per una sveglia, e potrebbe anche andar bene, se non fosse che lui costa più di Amazon Echo Show 5. Infatti stiamo parlando di 129€ per Echo Spot, mentre Echo Show 5 costa solo 89€. Quindi ragazzi, tirando le somme, secondo me, a mio modesto parere,
tra i tre ovviamente conviene per rapporto qualità-prezzo EcoShow 5. Si dimostra essere uno dei migliori eco in generale in assoluto. È un giusto compromesso tra qualità e prezzo perché ha comunque un audio discreto, abbastanza buono, un display fruibile e utilizzabile a differenza dello spot, quindi anche qui potete vedere comunque alcuni video senza troppi problemi, potete usarlo anche come sveglia. Ha in più il fattore privacy con la copertura della fotocamera frontale e costa molto meno rispetto a Echo Show. Unica pecca che ha rispetto agli altri due modelli, non capisco il perché, ha solo due microfoni rispetto a quattro microfoni che hanno sia Echo Spot che Echo Show. Non so questa scelta, non capisco questa scelta da parte di Amazon, ma comunque posso dirvi che dalle mie prove comunque l'audio risponde abbastanza bene ai comandi, anche quando c'è particolare rumore nell'ambiente. Direi di passare alla prova audio. Allora, silenziamo i primi due e rivolgiamoci a Echo Show. Alexa, riproduci musica. Ecco Apple Music. Ok, e questa era Amazon Echo Show. Adesso passiamo a Echo Show 5. Ok, adesso passiamo al piccoletto Amazon Echo Spot. Allora, dal vivo la differenza è netta, soprattutto per quanto riguarda Echo Spot che ha dei bassi praticamente inesistenti rispetto agli altri due. Però capisco che dal video non riuscite a cogliere tutto questo. Detto questo, ragazzi, la scelta spetta a voi. Come vi dicevo, comunque, con tutti potete fare le stesse cose. L'unica differenza sostanziale quindi sta proprio nella qualità video e audio che riescono a restituire questi tre prodotti. Io personalmente, per qualità rapporto prezzo, vi consiglio Amazon Echo Show, il giusto compromesso tra i tre. E voi quale acquisterete, ragazzi? Fatemi sapere nei commenti quale vi ha convinto di più e quale pensate di acquistare. E detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Vi iscrivetevi al canale, lasciate tanti like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!